Oggetti di artigianato locale, prodotti tipici, giochi di legno per bambini, c'è tutto questo nel mercatino natalizio inaugurato oggi nel Parco del Castello all'Aquila. Espositori aquilani, ma anche provenienti da fuori regione. Una riscoperta dell'originalità e del pezzo unico ultimamente che premia questi artigiani, capaci di proporre oggetti utili, ecologici e naturali. Voi venite da? Noi siamo dell'Aquila. Artigiani locali, nel senso tutto fatto rigorosamente con le vostre mani. Esattamente, noi siamo un laboratorio di inserimento lavorativo per persone con disabilità e facciamo insieme a loro tutti questi oggetti completamente a mano. Ecco, il settore dell'artigianato, insomma, locale ma non solo, perché poi fate cose insomma un po' per tutti, e come va in questo momento? Allora, noi siamo più indirizzati sul settore delle bomboniere o comunque oggettistica su richiesta. E a parte poi i mercatini di Natale, dove facciamo facciamo roba per tutti. C'è richiesta, nel senso che la gente si sta cominciando ad appassionare anche per esempio per le bomboniere di un matrimonio, di un battesimo, a questi oggetti che sono unici, sono assolutamente particolari. Sì, noi abbiamo iniziato da poco, da un paio d'anni, e sempre di più c'è richiesta su questi oggetti appunto fatti a mano. Oggi avete portato il vostro negozio in questo mercatino, oggetti fatti a mano, tutto per bambini, come vanno le cose? Abbastanza bene, non è facilissimo comunque stare in centro come attività, infatti noi abbiamo deciso di partecipare a questo mercato anche per insomma coinvolgere di più la gente all'interno del centro storico. Ecco, le mamme comprano per i loro bambini queste cose di artigianato, cose sicuramente, oggetti, capi di abbigliamento particolari, c'è una riscoperta per questo? Sì, decisamente sì, c'è una riscoperta sia per il fatto a mano, infatti noi facciamo un sacco di, non so, vanno moltissimo i cappelli, ma anche i bavaglini ricamati, e poi piace moltissimo il giocattolo, l'oggetto e il legno. Infatti noi cerchiamo di seguire assolutamente questa filosofia del naturale, evitiamo la plastica e i giochi insomma moderni, tra virgolette.